Ben ritrovati amici di QSVS, anche presenti non solo su Telelombardia Top Calcio 24, ma pure sul canale YouTube con il consueto appuntamento dedicato al calciomercato. Prima di entrare nel vivo delle trattative più interessanti di questa settimana, vi ricordo come fare per seguirci anche qui su YouTube. È molto semplice, basta mettere il like al canale e potrete seguire tutte le nostre produzioni, gli editoriali del direttore Fabio Ravezzani, i video dei nostri talent, gli highlights, insomma, delle trasmissioni, e chi più ne ha più ne mette, alcune video rubriche, tra cui quella dedicata al calciomercato da parte del sottoscritto. Per avere gli aggiornamenti in tempo reale, come si può fare? È ancora più semplice, basta attivare la campanella in alto a destra. A cosa serve la campanella? Chi attiva la campanella ottiene le notifiche sul cellulare, fondamentalmente sui propri dispositivi tipo iPad eccetera, in tempo reale, di tutto ciò che viene messo online dalla nostra prolifica e sempre scatenata redazione. Chiuso questo preambolo ovviamente doveroso, entriamo nel vivo e partiamo dai campioni d'Italia del Milan. Milan ha le idee chiare, come vi abbiamo raccontato ormai da marzo, chiuso per Divock Origi, atteso lunedì prossimo a Milano dopo la finale di Champions, per sostenere le visite mediche, firme di rito, contratto quadriennale da definire, l'ultimo dettaglio se triennale con opzione per il quarto anno direttamente quadriennale, ultime quisquiglie di una trattativa per il resto conclusa al 99,9%, stipendio da 3,5 milioni stagione più premi per l'attaccante belga che arriva a parametro zero dal Liverpool. Il Milan poi continua a pescare nel campionato francese, dove già ha pescato molto bene in passato, vicinissimo Sven Botman per la difesa, operazione da 30 milioni, contratto quinquennale da 3 milioni a stagione più premi per il centrale olandese. Milan che è anche vicino a Renato Sanchez, un vecchio pallino della dirigenza rossonera. Milan già l'aveva trattato l'estate scorsa, muro del Lille, aveva riavviato i contatti a metà novembre, per gennaio poi non c'erano le condizioni giuste. Nel frattempo Renato Sanchez ha detto no all'offerta del club francese per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, sul piatto c'era il rinnovo sino al 2025 con stipendio da 4 milioni a stagione con opzione per il 2026, no secco del portoghese, voglio cambiare aria, voglio vivere una nuova avventura, ho giocato in Francia, ho giocato in Inghilterra, ho giocato in Germania, mi mancano Italia e Spagna. Per caratteristiche lui si vedeva più incline al calcio italiano e quindi il Milan può soddisfare questo suo desiderio di sbarcare in Serie A. Per Renato Sanchez pronto un quadriennale da 4,5 milioni a stagione. Queste sono ovviamente notizie positive. Milan che non si ferma qui perché cerca anche un esterno offensivo, resta sempre viva l'idea Berardi ma è un piano B. Milan sta guardando anche all'estero e precisamente in Premier League per cogliere delle eventuali interessanti opportunità. Segue anche un fantasista, un ragazzo molto interessante, Charles de Ketelaere, che è un ragazzo 2001 che sta facendo molto bene nel Bruges. A vederlo un paio di settimane fa in occasione di Anversa Club Bruges c'era un osservatore rossonero che molti ricorderete con la chioma platinata quando giocava sulla fascia nel Diavolo, ovvero Ibrahim Ibouba, osservatore del Milan e anche uomo di fiducia di Paolo Maldini, due sono amici anche di vecchia data, quindi Milan che insomma guarda anche ai talenti emergenti, riporterà a casa Tommaso Pobega dal Torino ed è un rientro sicuramente importante. Milan che poi guarda anche alle uscite perché ci sono dei giocatori ovviamente che in qualche modo potrebbero partire, ad esempio su Ante Rebic ci sono delle sirene dalla Bundesliga, nella fattispecie il Wolfsburg di un suo grande estimatore, quel Niko Kovac che già lo voleva l'estate scorsa al Monaco, che lo lanciò ai tempi della nazionale Under 21 e della nazionale maggiore croata, convocando, che l'ha allenato all'Eintracht Francoforte, quindi due vantano una stima e un feeling di vecchia data, quindi attenzione a queste possibili sirene per l'attaccante croato che quest'anno è stato protagonista della cavalcata scudetto da comprimario, sicuramente non da giocatore di prima fila rispetto a quello che era nella scorsa stagione. A proposito invece di protagonisti assoluti della cavalcata del trionfo tricolore del Milan, c'è sicuramente senza ombra di dubbio, è stato votato MVP del campionato dalla Lega di Serie A, Rafael Leao, l'attaccante lusitano, classe 99, costretto a pagare una multa pesantissima di 16,5 milioni, ma non è questa la questione. Quello che preoccupa in casa Milan riguarda il rinnovo del contratto, perché Leao è in scadenza 2024, non sta rinnovando, l'offerta di fine febbraio, primi di marzo portata al suo agente Jorge Mendes da 4,5 milioni stagione, gli stessi che sono stati accettati nelle scorse settimane, anzi possiamo dire anche ormai negli scorsi mesi, da Theo Hernandez per rinnovare, non bastano secondo Leao, ma non bastano soprattutto secondo il suo agente Jorge Mendes, che ritiene questa offerta bassa, ritiene che Leao debba essere l'attaccante più importante della Serie A, lo è per il rendimento che ha avuto e quindi debba guadagnare più di tutti o quantomeno come Dusan Vlahovic, che ha firmato per la Juve 7 milioni a stagione. Ecco perché la richiesta di Mendes è di 7 milioni a stagione.
molto distante dall'offerta di 4,5 del Milan. Vedremo se il Milan avrà la forza di mettere sul piatto questa cifra, vedremo se cambierà qualcosa nella strategia di Elliott, che potrebbe dire a Maldini e Massara di fare una deroga, uno strappo alle regole di sicuramente un contenimento dei costi dal punto di vista dei salari, un po' come è accaduto in passato con Zlatan Ibrahimovic, e perché no? Magari fare un'operazione importante potrebbe essere il biglietto da visita di Red Bird. C'è una trattativa molto ben avviata per il passaggio societario e quindi è chiaro che l'ingresso di Red Bird con Cardinale potrebbe sicuramente pronti via, non credo che uno si voglia presentare vendendo il miglior giocatore, quindi fare uno sforzo sul rinnovo, magari arrivare a 6 milioni più bonus potrebbe essere la quadra giusta per blindare Leao, che altrimenti alla fila ha sicuramente parecchie pretendenti. Un suo grande estimatore da mesi, l'ha già fatto seguire più e più volte dai propri scout e ha proprio una passione per Leao, lo vorrebbe al posto di Sterling che non sta rinnovando e di Mahrez, anche lui non sta rinnovando e potrebbero andare via a zero l'estate 2023 o essere venduti in questa appunto estate, e Pep Guardiola che vorrebbe Rafa Leao al City, quindi assolutamente stiamo attenti al nome di Guardiola, al nome del Manchester City per Rafa Leao. Jorge Mendes è stato a Manchester un mese e mezzo fa, quindi sicuramente in tal senso è una pista da seguire, ma non c'è in Premier League solo il Manchester City, c'è un altro grande estimatore, un altro grande allenatore che ritiene Leao una freccia incredibile, un giocatore già fortissimo, destinato a diventare un top a livello europeo, quindi fare la differenza anche in Champions League, e si chiama Jurgen Klopp. Klopp comunque anche lui ha dei problemi a livello offensivo perché ha Salah, Mané, Firmino in scadenza 2023, ci sono dei problemi per i rinnovi, qualcuno di loro potrebbe anche andare via, se non quest'estate addirittura la prossima parametro zero, e sta riflettendo con grande attenzione sul nome di Rafa Leao. Tra l'altro Liverpool e Mendes hanno ottimi rapporti, vedi l'operazione Diogo Jota, e quindi questa è un'altra traccia, un'altra pista da seguire, sono società che potrebbero avere la disponibilità economica di portare un'offertona di quelle che fa tremare i polsi. Ricordiamo che Leao ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro inserita nel 2019 al momento della sua acquisizione, fu un'intuizione di Zorro Boban e questo gli va dato atto al dirigente croato che oggi non è più al Milan, è stato lui il fautore dell'arrivo di Leao, lui ha voluto inserire questa clausola che oggi tutela il Milan, ma lo tutela fino a un certo punto, perché? Perché Leao resta al Milan, fa benissimo, l'anno prossimo vale ancora di più, ma un anno dalla scadenza, perché scade nel 2024, il Milan rischia di non avere forza contrattuale e di doverlo svendere per non perderlo a zero. Ecco perché il rinnovo diventa fondamentale in queste settimane, nei prossimi mesi, ecco perché il Milan è un bivio, ecco perché se non 150 ma 100 milioni potrebbero ingolosire o comunque tentare la proprietà del club, non tanto l'area tecnica che ritiene incedibile Leao, ma la proprietà. A questo punto cosa può succedere? Innanzitutto ricordiamo che il Lille vanta il 15% sulla rivendita, tradotto, se Milan incassa 100 milioni ne porta a casa 85 e 15 vanno alla società francese. Ma ci sono altri pretendenti all'orizzonte che preoccupa. Abbiamo detto di Manchester City, abbiamo detto del Liverpool, attenzione a un terzo incomodo molto scomodo. Si chiama Paris Saint-Germain, il nuovo direttore sportivo Luis Campos è lo scopritore, se vogliamo, di Rafa Leao, è colui che a 18 anni lo scovò nello Sporting, dove giocava e non giocava, e lo portò al Lille. E tra l'altro, insomma, sappiate e sappiamo anche tutto quello che è accaduto, la vicenda poi che si è trascinata in tribunale tra le due società, ma è il primo che ha creduto in questo ragazzo, l'ha voluto fortemente, ha una grande stima, è chiaro, a Parigi ha rinnovato Mbappé, c'è veramente grande abbondanza nel reparto offensivo, però hanno anche lì soldi e denari a profusione, quindi magari dovesse andare via Neymar potrebbe esserci la tentazione, insomma per le altre offerte non mancano, il Milan è un bivio, deve decidere cosa fare, probabilmente, anzi sicuramente se vuole tenerlo e blindarlo deve alzare la posta in palio e rilanciare per non perdere il top player del campionato, l'uomo che è stato decisivo per il trionfo tricolore per lo scudetto numero 19. Ciao a tutti, a settimana prossima!